Stadio Adriatico Giovanni Cordacchia di fronte Pescara e Carpi tra i biancazzurri. La grande novità è l'utilizzo al primo minuto di Davide Merola rispetto a Chiavari, subito in campo D'Agasso, Vergani e Cangiano, Emiliani privi del trequartista, Cortesi per infortunio, Saporetti parte dalla panchina, 4-3-2-1 davanti Stanzani e Sereni a ridosso di Gerbi. In realtà Stanzani creerà dei problemi dal punto di vista tattico perché giocherà un po' a centrocampo, un po' davanti, senza dare mai punti di riferimento ai difensori biancazzurri. Biancazzurri che cominciano in modo aggressivo, c'è questa conclusione di Vergani, in realtà però non creano grandi opportunità. Nel primo tempo fanno fatica gli uomini di Baldini dopo un buon inizio dal punto di vista dell'aggressività. Questa è l'unica palla gol, peraltro su palla inattiva, su corner da destra, il colpo di testa mal indirizzato del terzino Pierozzi, e poi di nuovo il Pescara che prova ad insidiare la porta del portiere, appunto Sorzi, con questo traversone, avete già visto, di Crealese. Ci prova anche Stanzani dall'altra parte. Siamo giunti al 27esimo minuto nel corso del primo tempo. Si fa spazio all'altezza dei 16 metri Vergani, che carica il sinistro fuori misura. 46esimo minuto, c'è questa punizione di D'Agasso. Siamo nel secondo tempo, tre sostituzioni operate subito da Baldini. Entra Squizzato, e non D'Agasso, scusate, Squizzato, per dare probabilmente più geometrie con Crealese a destra. Esce Pierozzi ed entra Moruzzi a sinistra per dare più spinta. Qui Moruzzi, il cross e il colpo di testa di De Marco, che ha preso il posto, aveva preso il posto dell'infortunato Lonardi, purtroppo rottura del crociato. Il gol del Pescara, De Marco, ma l'assist involontario è del difensore centrale nonché il capitano del Carpi, Zagnoni. Dunque De Marco sblocca il punteggio. Rivediamo infatti dopo un recupero palla generosissimo di Vergani e l'inserimento di D'Agasso, e qui il pareggio, un gol lonzo perché Pellacani va a terra, forse c'è un fallo commesso da Sal, Brosco non riesce a rinviare, praticamente un calcio di rigore per Saporetti entrato nel corso della ripresa, che trafigge a distanza ravvicinata il portiere del Pescara Alessandro Plizzari. Tutto da rifare, 1-1, 80esimo, calcio di punizione, se l'era guadagnato Pellacani con una bella progressione. Qui un flipper clamoroso, un difensore del Carpi nel tentativo di rinviare colpisce la gamba di Brosco che segna il gol, sarà il gol decisivo al minuto 80, la prima rete stagionale per capitan Riccardo Brosco. Avete rivisto la dinamica del gol e finisce proprio la partita dopo 5 minuti di recupero. Il Pescara si riprende la vetta del girone B. Pescara batte Carpi 2-1.